Allora, per diciamo, definire meglio quanto accennato prima sulla cambiale sociale e dare magari anche maggiori delucidazioni diciamo, sui concetti accennati anche da Enrico, bisogna aggiungere due o tre cose, tanto due alcune precisazioni per quanto riguarda l'aspetto probabilmente pragmatico della questione, e cioè la VIR ricordo a tutti che non è una banca qualunque, è una banca della Camera di Commercio svizzera ed è la quarta banca svizzera, quindi non parliamo di una banchetta del sottoscala, ma della quarta banca svizzera con riserve per 17 miliardi di euro, che non è pizza e figli. Quindi parliamo di un gigante dell'economia svizzera e anche abbastanza europea. E la moneta WIR, che è scambiata in un circuito analogo a quello che, abbiamo intenzione di fare noi, è una moneta che è sostenuta, finanziata e garantita dalla banca WIR, che è una società fondata dai commercianti ed artigiani svizzeri nel 1934, quando si usciva o tentava di uscire dalla recessione creata dal crack di Wall Street del 29. In quel momento sono fiorite una serie di iniziative fra il 1930 e il 1936 più o meno a livello mondiale e in particolare in Europa, dove è stata fondata per esempio la Banca d'Italia unificata e rivista e riveduta, perché fino al 1930 c'erano le sei banche delle sei principali stati dell'Italia pre-risorgimentale, che l'Italia era stata unificata ma le banche erano ancora separate, tant'è che appunto nel 1930 i vari ministri finanziari del periodo fascista fecero una serie di interventi legislativi attraverso il Parlamento e poi attraverso i regolamenti interbancari, per cui praticamente tutto fu riportato diciamo al potere principale di sovranità monetaria dello Stato, e sia in Italia che in tutto il resto del mondo fu fatta un'operazione del genere, fuorché benché diciamo così con qualche sporadico intervento anche negli Stati Uniti, ma insomma minimamente, perché dopo un paio d'anni, tre, la Federal Reserve ha ripreso vita e vigore e ha determinato poi il succedere l'ingresso dell'evento bellico degli Stati Uniti, che ha poi scombussolato tutto, cosa che se non fosse stata fatta ovviamente sarebbero andate molto diversamente le cose, ma insomma lasciamo stare. Parliamo quindi della Banca WIR. La Banca WIR quindi ha portato avanti un suo progetto nel corso dei decenni, negli ultimi 80 anni, per cui oggi continua a prosperare e ad essere estremamente efficace, tant'è che in Svizzera è vero che si sentono anche lì i rimbalzi della crisi economica mondiale, ma molto molto meno, e noi vogliamo fare esattamente quello che sta facendo la banca WIR in Italia, e cioè garantire attraverso un ente terzo, che però non deve essere una banca privata, perché abbiamo visto le banche private in mano ai privati gli sconquassi che comportano, e invece appunto creare un ente terzo del tipo in questo momento Alba Mediterranea, ma chiunque voglia poi subentrare, e con la finalità di poi arrivare a un'authority statale che controlli il sistema nel momento in cui prenderemo possesso dello Stato, nel momento in cui saremo eletti, nel momento in cui riusciremo a gestire noi direttamente o partecipando alla gestione in qualche modo politica del potere finanziario, introdurre questo strumento che sarà cambiale sociale per un verso e quindi moneta alternativa per il momento, fin tanto che non diventeremo abbastanza importanti, e poi quando diventeremo importanti a livello di gestione statale elettiva annuale. E questo che cosa comporterà? Comporterà l'uscita dell'Italia dalla zona euro, l'uscita dell'Italia di qualunque organismo
monetario internazionale, quindi UBO, FMI e poi anche NATO e poi anche tutti gli organismi ONU e quant'altro, perché sono tutti entità controllate dai nostri nemici. E quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far uscire da questa, diciamo, questo girone infernale l'Italia, in modo poi da rendere virtuoso il sistema. Perché? Perché non avremo più l'aumento del debito pubblico che noi disconosciamo tuttora, e già attualmente abbiamo denunciato molte volte il Ministro delle Finanze, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica e quant'altri, perché stanno portando a compimento una mistificazione, una truffa a danno dello Stato italiano e dei cittadini italiani, per altro verso, e doppiamente ai cittadini italiani in quanto detentori del potere dello Stato. E quindi noi che cosa vogliamo? Vogliamo portare nel regime, dentro i binari della logica e del diritto, il concetto che è stato stravolto nel corso degli anni, e cioè che il potere è sempre comunque in capo ai cittadini, che lo delegano palesemente, con voto palese o referendario palese, dove noi possiamo controllare il, diciamo, manifestato, il prodotto, il realizzato nel corso dell'anno o del biennio di carica dell'eletto, e poi censurarlo a posteriori eventualmente, come si faceva nei circa 400 anni di Repubblica Romana. Cioè, non è che l'eletto oggi fa quello che gli pare, una volta eletto tanto nessuno lo controlla più, nessuno gli può fare i peli e le pulci. Noi gli facciamo i peli e le pulci. Chi viene eletto è un servitore del cittadino, come un servitore della coscrizione della leva obbligatoria. Cioè, tu sei un coscritto, fai un anno o un anno e mezzo, due anni, come erano molti anni fa, di servizio militare obbligatorio, e lo fai per senso civico, per dono alla patria, per dono al tuo prossimo, al tuo vicino, al tuo concittadino. Questo è il concetto che noi vogliamo che sia messo bene in chiaro. Cioè, tutto quello che è il nostro agire è mirato e con il profondo obiettivo da raggiungere, che è quello che sto dicendo in questo momento qui, cioè il senso del civismo che deve essere innato in ogni cittadino, non il suo bene egoistico, ma il suo bene che torna a lui, perché io faccio del bene a lui e lui farà del bene a me, perché lui è solidale con quello che io, come era una volta. Io cito sempre questo episodio: durante il corso delle guerre puniche, all'inizio delle guerre puniche, in Italia c'erano circa 18 milioni di abitanti presunti, ma più o meno erano quelli. Alla fine, nel frattempo che ormai l'Italia, intendiamo l'Italia romanizzata, quella controllata dalla Repubblica Romana, alla fine delle guerre puniche, circa 40 anni di guerre, i romani, quelli erano ormai in tutta Italia, erano cives romani, perché avevano dato la cittadinanza romana anche ai Sanniti, agli Umbri e quant'altri, agli Etruschi e compagnia bella, e in tutti questi 18 milioni che facevano parte di questa enclave romana, alla fine erano 6 milioni, cioè erano morte 3 persone, cioè 2 persone su 3. Ma i romani non hanno mai deflesso dal concetto della lotta al nemico proprio ancestrale. Cioè, fino a che c'era un romano vivo, non avrebbe mai ceduto le armi. Perché? Perché sapevano che tutto era in comune, che il bene era in comune, che quello che era suo era dell'altro, e fra anche la nobiltà e la plebe c'era un accordo sociale, c'era una convergenza, cosa che oggi è stata tritata dal sistema mondialista, dove tutti sono contro tutti, in concorrenza con tutti, e questo è il pus, è il male. Questo va combattuto politicamente ed anche, soprattutto, economicamente, perché l'economia controlla il potere di qualunque potere, il potere di qualunque potere dello Stato. Senza economia, senza emissione monetaria, non c'è controllo del territorio, non c'è manco il territorio, come diceva giustamente
Antonio Caracciolo poco fa, stamattina, perché il controllo del territorio avviene nel momento in cui tu hai la possibilità di ingiungere a qualcuno di farlo, ma se l'unità di misura della capacità ingiuntiva dello Stato sta nella moneta e la moneta la controlla qualcuno all'esterno dello Stato, tu non sei Stato, che qualunque governo ci sia di qualunque colore, tu non controlli più niente. Quindi in realtà oggi lo Stato italiano non è controllato da quel governo di burattini che chiamano tecnici e non eletto da nessuno del governo Monti, ma sono le banche padrone del destino di Monti da 40 anni, cioè lui lavora per conto e per in nome delle banche internazionali, lo sappiamo tutti bene. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Ricollegando il tutto, noi abbiamo intenzione di mettere in moto questi tre strumenti. Questi tre strumenti, contrariamente a quello che aveva detto Giovanna Canzano in introduzione, non sono monete complementari. La cambiale sociale, nelle tre versioni, è una moneta a tutti gli effetti, perché al contrario dell'euro, che non è proprietà di nessuno e non è neanche altro che un pezzo di carta dove sopra ci hanno dovuto obbligatoriamente mettere la C del cerchietto del copyright, altrimenti la potevamo falsificare quanto ci pareva, perché era un pezzo di carta e hanno dovuto, ed è un pezzo di carta col copyright, ma sempre un pezzo di carta, perché non è un titolo giuridico e non è neanche una banconota, perché una banconota è un titolo al portatore. La banconota è un titolo al portatore che viene garantito dal governatore della Banca d'Italia e dal cassiere della Banca d'Italia o delle banche di emissione che erano una volta. Oggi la Banca Centrale Europea emette, tramite poi il poligrafico dello Stato che la stampa è meno, ma sulla banconota non c'è nulla, c'è solo la firma del grafico, la firma, quella che firma che vedete sul è quello che ha firmato il grafico, non è la firma del governatore, quindi il grafico non è responsabile di nulla, no? E quindi il numero che è quello di serie, il numero di serie non è neanche il numero di serie, è solo il numero di del contraddistintivo del momento, del periodo e dello stato dove è stata emessa, ma non è un numero serie. Quindi quando noi tante volte abbiamo chiesto la quantità di emissione di euro nel corso dell'anno, non ci è mai stato risposto. Perché? Perché non è lecito di sapere evidentemente quanto ne sono state emesse. È una cosa abominevole, cioè noi siamo in un sistema ormai perverso in cui tutto viene mistificato, tutto viene sostituito, travisato, stravolto. E quindi, per finire il discorso, questo toglie questa azione della cambiale sociale, che non viene data alle banche ma viene all'interno di un circuito non bancato. Le banche vengono estromesse dalla manipolazione di questa risorsa, di questo valore, per cui gradualmente più, diciamo, si amplierà il circuito, gradualmente diventeranno sempre più quelli che lo utilizzeranno, sempre meno potere avranno le banche, per cui alla fine le banche in maniera non violenta si troveranno estromesse dal circuito della moneta e del valore dell'emissione monetaria, pure se continueranno loro formalmente ad essere gli emettitori, ma nessuno potrà dire che la cambiale sociale è illegale, perché la cambiale sociale prende vigore dalla ratifica da parte dello Stato italiano e dei 41 Stati che hanno partecipato al congresso internazionale e poi alla convenzione di Ginevra del 7 dicembre del 1930, che prevedeva che 41 stati a livello mondiale dell'epoca, fra cui il Brasile, l'Ucraina, il Canada, l'India e quant'altri, e poi tutti gli stati europei, la maggior parte degli stati europei, diciamo, avessero pari dignità all'interno di questi 41 convenzionati, per cui uno poteva mettere la cambiale in Italia e farsela pagare in Brasile, o dal Canada farsela pagare in Ucraina e così via. Quindi oggi, ratificato il trattato nel 1930, e qui in Italia fu recepito dal Regio Decreto 1669 del 1933, praticamente bisognerebbe riconvocare una convenzione internazionale, un congresso internazionale con i 41 stati che erano all'epoca, ma siccome i 41 stati non esistono neanche più, perché con le mutazioni geopolitiche che ci sono state, gli stati sono stati modificati, aggregati, vinti, cambiato nome, denominazione e quant'altro, territorio aumentato, diminuito, non è più possibile sostituire questa convenzione, e quindi qualunque Stato che l'ha ratificato non può far andare in obsolescenza o diciamo modificare la legge che si è ratificata all'epoca, per cui oggi
E noi siamo blindati sotto quell'aspetto lì e quindi noi abbiamo la possibilità di controbattere al potere bancario che si fa fare le leggi ad persona, ma abbiamo visto a raffica da partire dal TUB del 1985, il 382 del 1985, che praticamente poi si fa dai suoi servitori e lacchè diciamo accomodare al meglio possibile. Ecco, loro si possono accomodare quanto gli pare, ma noi abbiamo la cambiale che è inossidabile. Fine.